Buongiorno a tutti e benvenuti al consueto editoriale. Oggi parlerò dell'intelligenza artificiale. L'occasione mi è venuta grazie a un articolo apparso sul Corriere della Sera a mercoledì 2 settembre di quest'anno con un titolo Così il cervello del Homo sapiens si adatta alla rete. Un incontro con lo scienziato Tunis si affronta l'evoluzione umana condizionata dal digitale. L'articolo inizia da milioni di anni, il nostro cervello si sta preparando a diventare un ibrido con i computer, un po' come conferma la scena iniziale del 2001, Odissea nello spazio, il capolavoro di Kubrick, viene ricordato da Claudio Tunis, lo scienziato del Centro Internazionale della Fisica Teoretica Abdus Salam di Trieste, dove collabora con la società Elettra Sincrotron per ricostruire virtualmente i cervelli degli antichi umani grazie alla MicroTac ai raggi X, e questo incontro si è svolto quindi poi il 3 settembre di quest'anno ad Efos. Dal titolo Estendere il corpo alle tecnologie digitali, una prospettiva evolutiva. Quindi l'osso è stato il primo strumento a portarci qui, dice Tunis, qui in quest'epoca, senza bisogno di monoliti. Ora la domanda che dobbiamo porci è se il cervello diventerà dipendente dalle tecnologie intelligenti, il cui uso è aumentato a dismisura durante la pandemia, quando gli stessi rapporti umani si sono spostati in rete. La struttura centrale della specie umana del Paleolitico fornisce importanti dati per studiare le modifiche derivate dalla connessione agli strumenti che hanno utilizzato e che oggi, dai semplici utensili di ominidi estinti, si trasferisce sugli attrezzi digitali. L'articolo dice che lo scienziato spiega quindi come, introducendo una nuova prospettiva interdisciplinare, si potrà capire l'impatto delle tecnologie smart, cioè intelligenti, sulle reti neurali. L'uso di qualsiasi strumento estende il nostro corpo e la nostra mente, ma cosa succede alle strutture cerebrali? Delegando agli strumenti digitali molte funzioni, diventiamo dipendenti, per esempio registrando i numeri del telefono nella memoria di un telefonino, gli affidiamo informazioni che un tempo avremmo tenuto nel cervello. Così non ricordiamo più i numeri, ne facciamo calcoli, ma le mappe digitali rischiamo di perdere il senso dell'orientamento, sempre Tunis parla. E causa il Covid-19 dice che, visto che le tecnologie sono diventate così importanti, è fondamentale capire quali saranno le conseguenze del loro utilizzo per il sistema cognitivo individuale, anche sotto il profilo etico e sociale, e scoprire così come si estenderà anche la mente dell'Homo sapiens. Come sempre ci si divide in due posizioni sull'analisi dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Per esempio, chi prevede un futuro dove Internet delle cose e sofisticati software prendono il sopravvento sull'umanità, sopraffatta non solo dall'intelligenza artificiale, ma le stesse emozioni emulate e simulate dalle macchine. Coloro che non vedono la dinamica verso una società futura, non società libera dal capitale e dal suo sistema del profitto, si fanno cogliere dall'angoscia e disegnano un futuro dispotico. Per chi invece si proietta mentalmente in una società dove non esiste il denaro, il profitto, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, invece, il sistema di macchine è il trampolino di lancio per il passaggio dal regno della necessità a quello della libertà. Se la società si robotizzasse del tutto, facendo lavorare macchine al posto degli uomini, per il capitalismo sarebbe un disastro, perché dovrebbe sfamare un esercito di schiavi invece di estrarne il plus lavoro necessario a riprodursi. Oggi le macchine automatiche non sono altro che protesi dei nostri sensi e delle nostre facoltà e utilizzate dal capitale per asservire l'operaio. Domani, un domani, potranno contribuire a liberarci dal lavoro, facendoci uscire dalla preistoria umana. Dipende
da chi le programma e in quale società vengono adoperate. Leggo una frase citata da una serie di scritti di Amadeo Bordiga, il fondatore del Partito Comunista d'Italia di 21, scritto nella corrente della sinistra comunista internazionalista in quegli anni, quel giornale si chiamava Il Programma Comunista e oggi raccolti su un libro che si intitola Mai la merce sfamerà l'uomo, gli articoli sono del 1954, dice, attenzione, la citazione è molto bella. Resterà, direte, all'uomo l'opera organizzativa, direttiva, il girare le chiavette interruttrici. Ma hanno detto ultimamente che una macchina della macchina sostituirà l'uomo alle manopole di questa, dopo aver registrato con processi elettronici il comportamento effettivo dell'uomo. Il trucco che lo distingue per ritrasmetterlo identico. Allora sarà in vero la natura che ci darà tutto, comunicando, cominciando dal vassoio della prima colazione, che arriverà senza che lo porti nessuno. Quindi nessun problema, nessuna paura della tecnologia. Dipende sempre da chi la adopera e da chi ne ha in mano. Ma chi ha paura della tecnologia per primi sono proprio i borghesi, come detto prima, che si troverebbero con un sacco di disoccupati e quindi verrebbe meno la legge del valore, del plusvalore, non saprebbero più da dove estrarlo. I secondi che hanno paura della tecnologia sono i lavoratori stessi, che vedono in essa la perdita del loro posto di lavoro, la fonte del loro salario, dello strumento di vita per loro e per la propria famiglia. Non vedono che loro, i lavoratori col sudore, non vedono, quindi loro che con il sudore della loro fronte, la fatica, oliano gli ingranaggi di questo sistema e i borghesi glielo fanno credere che se devono licenziarli è per colpa delle macchine, a meno che loro, cioè i salariati, non costino meno delle macchine che dovrebbe sostituirli. I proletari, i salariati si riducono il salario, abbiamo visto, per far sì che le merci siano concorrenziali nei confronti degli altri produttori, ma in realtà chi vince questa lotta è il sistema, vince il padrone, mentre noi ultimi guerreggiamo. Infatti sentiamo sempre più, anche adesso nella pandemia, dobbiamo essere, la nostra produzione, i nostri prodotti dovrebbero essere concorrenti, devono essere concorrenti nei confronti degli altri, ma dietro chi produce negli altri paesi concorrenti, ci sono dei lavoratori ai quali viene detto la solita cosa, comprate italiano, dobbiamo essere concorrenti nei confronti degli altri. Alla fine, questa lotta di concorrenza vince un padrone, diciamolo così, che lui sia di un'altra nazionalità o italiano, sempre profitto ne ricava dal lavoro dei lavoratori. Quindi noi ultimi non dovremmo seguire questa indicazione, ma l'indicazione che c'era scritta ancora nel manifesto del Partito Comunista, che diceva proletari di tutto il mondo, unitevi e non certamente fatevi concorrenza e ammazzatevi di lavoro per creare profitto agli altri, a chi detiene i mezzi di produzione. Ciao a tutti e al prossimo editoriale.